Eccomi qua, oggi vi volevo parlare della scelta del materasso per la carrozzina. In generale le carrozzine sono dotate di un proprio materassino. Io però, siccome avevo un materasso che non aveva una fodera di cotone, mi sono interessata per poter far dormire il mio bambino un po' più fresco, perché quando è nato Claudio era fine maggio. Quindi sono andata in cerca di un materasso che fosse più comodo, più confortevole, soprattutto in vista dell'estate. Allora, quindi intanto ho scelto un materassino e questo potete comprarlo di qualsiasi genere, che fosse un po' più alto di quello in dotazione, perché essendo omologato per la macchina, generalmente le carrozzine forniscono un materassino che è un po' più sottile. A me non interessava portarlo nel carrozzino e nella macchina, avevo il classico, diciamo, il seggiolino da macchina staccato e quindi ho preferito avere un materassino che fosse più confortevole per il bimbo. Ricoperto di cotone, quindi lavabile e asciugabile in asciugatrice, perché per me era la praticità era quello che potessi lavarlo e asciugarlo. E mi hanno consigliato l'aeroslip. Che cos'è l'aeroslip? L'aeroslip è questo: è una foderina sottilissima che può essere messa sopra qualsiasi tipo di materasso. Quindi, se ve l'hanno prestato oppure se l'avete già acquistato, non importa, perché se comprate l'originale, diciamo materasso, è venduto insieme, altrimenti potete comunque attaccarlo con questi elastici sopra il materasso che avete già. Da una parte c'è questa copertura di plastica che serve per proteggere il materasso sopra il quale applicate l'aeroslip. Da questa parte invece c'è una specie di tessuto a nido d'ape che ha varie funzioni. La prima funzione, che per me si è rivelata veramente salvifica, è quella di assorbire la pipì. Perché a volte succedeva che Claudio faceva tanta pipì quando dormiva, magari ero fuori, e la pipì fuoriusciva dal pannolino. L'aeroslip assorbe, non mi ricordo fin quanti litri, ma veramente assorbe tantissimo la pipì, e quindi l'aeroslip si bagna, protegge il materasso, però questa struttura è molto morbida e penetrando il liquido all'interno fa sì che il bagnato non rimanga a contatto col bambino. Quindi si bagna l'aeroslip, il liquido scende sul fondo e la superficie rimane asciutta. Questo è utile anche per i rigurgiti, quindi comunque il rigurgito viene assorbito. Ovviamente l'aeroslip è lavabile, adesso non mi ricordo ecco, i gradi, fino a 60 gradi, quindi comunque praticamente viene sterilizzato. L'unica accortezza nel lavaggio è di tenere sempre il nido d'ape verso l'esterno, quindi lo potete arrotolare così e lavarlo. Io l'ho asciugato anche in asciugatrice col programma, quello per tessuti tecnici, e non si è rovinato, cioè è perfetto, intatto, quindi ci ho fatto due figli. Quindi voglio dire, di lavaggi e di asciugature ne ha fatte. E la cosa veramente, secondo me, utile è che se voi appoggiate la bocca verso la parte che è al contatto con il bambino, quindi nella parte superiore, sentite proprio che riuscite a respirare. Quindi se lo trovate, fate la prova, proprio si respira. Questo fa sì che anche se il bambino si dovesse girare inavvertitamente, o perché comunque ha delle coliche e voi, nonostante ci siano diciamo le indicazioni per la morte in culla, lo mettete a dormire a pancia in giù, c'è qualcuno che lo fa nonostante comunque tutti i pediatri lo sconsigliano, essendo comunque traspirante, se anche il bambino si dovesse inavvertitamente girare, respira. Quindi se anche il rigurgito viene assorbito e il bambino respira tranquillamente. In più, essendo molto più traspirante di un materasso normale, limita tantissimo la sudorazione. Quindi se avete il bambino che sta per nascere da adesso in poi, quindi per quello mi è venuta l'idea di farvelo vedere, compratelo, perché per l'estate, soprattutto appunto per i neonati che stanno spesso fermi nella carrozzina e non si riescono a muovere, suderanno molto di meno, staranno molto più freschi. Quindi ve lo straconsiglio, vi ripeto, si chiama Aeroslip. Non serve che compriate il materasso, potete comprare anche solo la foderina. Esiste anche della misura un po' più grande per il lettino, diciamo il classico lettino con le sbarre. Anche lì potete comprarlo con o senza il materasso, se eventualmente ce l'avete già. È lo stesso, è un classico materasso ortopedico da lettino. Quando ho passato Claudio nel letto un po' più grande, l'ho comunque spostato perché in caso di fuoriuscite di pipì, comunque salva il materasso. Ciao ciao!